Il nostro paese ha un problema. Ciao, sono Francesco Facchinetti, ho 41 anni e sono un fallito. Francesco Facchinetti si gode il mare con la moglie Vilma e i figli Lavinia e Leone, una villa grandissima con ascensore che arriva in spiaggia. Sì, sono un fallito cronico. La cosa che amo di più di questa casa è l'arrivo dell'ascensore. Nei primi 45 minuti di una guerra atomica ci sarebbero 84,5 milioni di morti. Sono tutte cazzate! Soprattutto in Europa. Nessuno di noi è un predestinato. Amore, qual è la cosa che ti piace di più fare? Ma dici quella cosa lì, quella cosa lì? Ed è un servizio che noi dobbiamo dare a tutti i cittadini italiani. Come ti chiami? Mi chiamo Antonio Vaglica. Questo è un grande problema di voi italiani. C'ho l'ansia. Ho vissuto dei momenti di discriminazioni. She is the first transgender athlete to be crowned NCAA champion. Quindi radioradio.it, sezione dona ora. Grazie mille. È chiaro che un fenomeno così diffuso ha influito sul costume, sull'educazione di almeno tre generazioni di giovanissimi. Qualità tecniche indiscutibili, interpretazioni. Allo statuto dei lavoratori, il Servizio Sanitario Nazionale, cioè su tutti i fronti sono stati anni di grandi leggi, grandi riforme. Stendili tutti. Soprattutto di libertà. Ma invece è il contrario. Civili conquistate, no? Divorzio, tutto. E subito è stato un successo. Danno. Quello sguardo maschile Lo nutre i sguardo pregiudizi degli nutre algoritmi. I pregiudizi. Barbie è sempre stata bellissima, ha sempre avuto un fidanzato Ken, ma non lo ha mai sposato. Nel corso degli anni ha guidato aerei, moto, astronauti, è diventata medico, un soldato, un'attrice, si è persino candidata virtualmente alla presidenza degli Stati Uniti. Insomma, ha incarnato la donna moderna e di successo. L'assimilazione al movimento femminista dei temi pacifisti e ambientalisti. Oggi andiamo a casa di un vero showman. Ciao NTV, benvenuta a casa nostra. Vieni, vieni, vieni. Una piscina di 12 metri di acqua salata, quindi è come se fosse acqua di mare. Idromassaggio per 8 persone. Nella mia concezione di vita nulla è impossibile. E qualsiasi cosa mi viene in mente io la voglio realizzare. E quindi quando sono entrato qua dentro mi sono detto, ma io voglio un lampadario fatto con un sub. Certo! Sarò matto? Porta in alto la mano, segui il tuo capitano. Pensate che la musica più importante al giorno d'oggi che i giovani ascoltano, che si chiama musica trap, si basa su tre cose. Mercificazione della donna, utilizzo di droghe sintetiche come la codeina, che è una delle droghe peggiori che esiste al mondo, e l'utilizzo di denaro. TV, benvenuta nel nostro armadio. Vieni, 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 vieni. Facciamo ridere. Anch'io sono un malato di... Quindi quando mi piace un modello, quando mi piace un marchio, devo trovarle tutte. È questo. Però questo mi rende veramente molto fiero. Giorgio Armani per Francesco Facchinetti. Questo mi fa sentire ingiusto. Dal compagno che dopo averla trascinata in un bosco le ha rotto le vertebre, ai militari che l'hanno soccorsa, la vittima ha detto di essersi ferita cadendo perché la paura di denunciare spesso è ancora più forte della violenza. Mentre lo vedete ci sono i nuovi record per quanto riguarda il prezzo della benzina negli... Tutti indossano la mascherina. Uno special team sanifica gli ambienti più volte al giorno. Infermieri all'ingresso si occupano del triage. Ovunque sono presenti dispenser con gel igienizzante. Noi ci siamo e garantiamo sicurezza. Per combattere il cambiamento climatico c'è la transizione ecologica da difendere. Non lo facciamo perché vogliamo, come dire, difendere un nostro espansionismo aggressivo, come sto pensando a quelli che dicevano che noi vogliamo che la NATO vada dovunque. No, non lo facciamo per quello. Sto partendo per la mia piccola missione di pace. Lo facciamo per... questo è quello che fa lui, ma noi non lo facciamo. Noi lo facciamo per difendere i nostri valori.
Goditi la tua missione, tesoro. E li massacreremo come bestie. Li alleveremo come bestie. E li impaneremo come delle cotolette. Se qualche zombie che mi guarda si sta autocommiserando, siamo più forti di loro. Siamo più veloci e benedetti da Dio. È tempo di prenderci ciò che è nostro. Gli umani somigliano a noi, ma loro sono nati per morire, noi invece. Iniziata con il disastro di Seveso, si salda con la battaglia contro l'installazione dei missili a Comiso, sposata dal Partito Radicale. Già nel 1977 i radicali avevano iniziato una raccolta firme contro la scelta nucleare. Ma bisogna aspettare il 1987 e l'emozione seguita al disastro di Chernobyl perché gli italiani possano pronunciarsi sul tema scegliendo nell'urna di rinunciare alle centrali. Nel 1989 Adele Faccio è tra i fondatori, insieme a Francesco Rutelli, del Partito dei Verdi Arcobaleno. Ma soltanto un anno dopo si dimette dalla Camera dei Deputati e abbandona la vita politica per dedicarsi attraverso l'associazionismo alla ricerca di soluzioni ecologiche globali trasversali ai partiti. Se è vero, come noi pensiamo, che la non violenza è la forza con cui possiamo riuscire a salvarci e a salvare il pianeta con noi, ebbene, allora dobbiamo limitare il crescente sovrappiù di popolazione umana, limitando le nascite e sorvegliando l'equilibrio numerico e soprattutto culturale dell'umanità. L'umanità è dotata di intelligenza e dunque l'adoperi e impari a controllare se stessa e anche l'habitat da cui è circondata. Tanti bambini che arrivano con queste famiglie, con queste donne, soprattutto nel nostro paese, non sono vaccinati, spesso non hanno neanche i vaccini contro il morbillo e quindi la questione è: adesso entreranno nelle nostre scuole, ma solo dopo aver fatto una profilassi. Stiamo facendo anche in questo caso una serie di verifiche esattamente dello stato delle vaccinazioni. Sicuramente noi metteremo in sicurezza le situazioni delle nostre scuole e delle scuole che vorranno accogliere questi bambini. Che il modo migliore per non inquinare è comprare di meno. Amore? Sì? Allora, dobbiamo andare a prendere la carne. Ok. E anche i cereali piuttosto che olive, sì. Tieni, ti do un sacchettino in più. Okay. Siamo una famiglia a basso impatto ambientale. Ti ricordi quando avevamo appena iniziato a portare i nostri sacchetti dal fruttivendolo? Che c'era il ragazzo che ci diceva: ah, siete i ragazzi quelli dei sacchetti. Ormai siamo considerati quelli dei contenitori. Esatto. Neanche quelli che salva la terra, quelli dei contenitori. Ho iniziato ad interessarmi sin da molto piccola a uno stile di vita più sostenibile. Ridurre gli sprechi, consumare in modo responsabile, smetterla di comprare e diffondere plastica in eccesso. Che non sfruttassero né animali né i lavoratori. Quando avete finito l'acqua, la usiamo per tirare l'acqua nello sciacquone, così non la sprechiamo. Bene? E con la mia famiglia cerchiamo di abbassare il nostro impatto e tentare di essere una famiglia rifiuti zero. Avete finito? Vai. I dati scientifici ci dicono che i comportamenti individuali da soli possono già ridurre del 30% il nostro impatto sull'ambiente. Allora, io dovrei prendere le mie solite olive. Tu hai anche i pistacchi oggi? Ok, perfetto. Allora, metà di questo contenitore di pistacchi. Li ho già confezionati, mi sa. Ah, quelli li hai già confezionati? Guardate. Vabbè, ci mettiamo le olive qua dentro. Ok. Per seguire il nostro stile di vita ci sono tante pratiche che ogni famiglia, anche ogni singolo individuo, può attuare. Chi non è, vai, tu è chi non è stasera. Ognuno può decidere se farne tante piccole, anche fatte male, o magari farne una sola grande fatta bene. Mi ero imposta che se dimenticavo i contenitori a casa, se dimenticavo i sacchetti a casa, noi la spesa non la potevamo fare. No, stavo pensando anziché i pistacchi che sono confezionati, mi dai le nocciole, dai. Facciamo un pochettino di nocciole, ti do un contenitore. Iniziamo non comprando niente di impacchettato, soprattutto nella plastica. Il consiglio più importante che posso dare è, per prima cosa, imparare a dire di no. Quindi imparare a rifiutare. Perché è la prima regola. Se io imparo a dire di no a tutto ciò che è superfluo, a tutto ciò che solitamente mi farebbe dire ma sì, dai, è solo una volta, ecco, già questo è un grande passo.
e poi mi dispiace buttarla perché lei era affezionata, uh-huh. E quindi ho pensato di farci una borsetta come ho fatto con questa qua. Te la ricordi questa? Certo, questa era di Alma. Era una maglietta. Sì, era una magliettina di Alma. Ci sono tutti i metalli pesanti. Questa c'aveva una camicia di Antonio che doveva buttare, uh-huh. E ci ho fatto una borsetta per le cose del bambino. E sono queste le piccole, grandi rivoluzioni all'insegna della responsabilità. Riesco a ridurre un po' l'inquinamento, riesco a ridurre un po' i rifiuti. Per esempio, io utilizzo i fondi di caffè, ci faccio lo scrub per il corpo, veramente, sì. Voi conoscete il metodo corretto di differenziare i rifiuti? Certo, perché ormai il nostro condominio si fa da anni, sì. Distinzione. Ma voi, come famiglia, sareste disponibili ad aumentare il livello di separazione dei rifiuti? Ma direi sicuramente di sì, anche perché è solo una questione di abitudine poi. Alla fine, una volta che ti abitui a fare una divisione un pochino più dettagliata, aggiungere una cosa aiuta il futuro anche dei ragazzi, intendo dire. Una volta era successo che siamo rimasti senza pannolini puliti, eravamo fuori casa e quindi una nostra amica ci prestò uno dei pannolini di suo figlio, che ovviamente era un pannolino usa e getta. Il mio figlio più grande, che all'epoca aveva 3 anni e mezzo forse, quando gli ho detto, amore, questo pannolino buttalo nella spazzatura, ci è rimasto malissimo, mi ha chiesto, ma mamma, perché lo dobbiamo buttare? Ma così noi inquiniamo. Ci sono rimasta di stucco. E soprattutto c'è meno inquinamento. Se tu tieni conto che un pannolino ci mette circa 400 anni a degradarsi nell'ambiente, ogni pannolino. Un bambino, solo nei primi 2 anni e mezzo di vita, riesce a consumare fino a 4.000 pannolini. Però, quindi immaginati tu, invece noi con 30 pannolini, 35 se ne puoi stare tranquillo, facciamo tutta la vita del bambino da pannolino. Fare questo lavoro, che per noi è tanto faticoso, alla fine sta portando i suoi frutti. Arrivata era piccola. La mia famiglia mi segue in tutto questo, delle volte più, delle volte meno. Per esempio, quando faccio gli esperimenti in cucina, delle volte sono apprezzati, per esempio il pane e la pizza sono molto apprezzati, altre cose un po' di meno. Vai con la merenda. Ma questo è lo yogurt di mandorla che ho fatto io. Il latte di avena, un po' di spremuta e un dolcetto. Però come sempre non ci lasciare il sotto che pacchetto. No, non c'è lo zucchero. Ma perché? Perché? Sei anti tutto pure anti il zucchero. Perché mamma è contro l'inquinamento, quindi fa le cose a casa per non inquinare, per non sprecare plastiche, cose, eccetera. E nemmeno lo zucchero, quindi. Magari qualcosa riusciamo a cambiare, riusciamo a fare un mondo bello. Perché l'impegno ambientale unisce, perché ci fa capire che abbiamo un problema come esseri umani, come specie umana. Perché il modo migliore per non inquinare è comprare di meno. Ho mangiato il cervello di un germofobico. Oh, ok. La svolta arrivò il 9 marzo del 1959, quando a Los Angeles nacque una bambola destinata a cambiare la storia.